Ed è ancora il meeting degli adolescenti e dei giovani che ci racconta un po' quella che è la chiesa giovane della diocesi di Verona. In origine dovete sapere che il meeting degli adolescenti era nato come momento di ritrovo dopo le esperienze estive. Man mano con gli anni è diventato un vero e proprio evento che richiama davvero adolescenti e poi diciassettenni e diciottenni un po' da tutta la diocesi. L'abbiamo sentito da Cerea ad Affi, da Malcesine alla Valpolicella. Ed è diventato davvero un evento, ma andiamo a sentire quello che ci dice il direttore del centro di pastorale, Don Giampaolo. Veramente bello vedervi ballare, cantare, sorridere, gioire, siete veramente uno spettacolo bellissimo. Complimenti, fatevi un bel applauso, fatevelo perché ci sta tutto, meravigliosi, veramente splendidi. Beh, benvenuto a tutti quelli che sono al meeting per la prima volta. Quanti siete qui per la prima volta? Wow, fantastici, benvenuti agli adolescenti, benvenuti ai diciassettenni. Veramente top. Benvenuti ai diciottenni. Grandissimi. Benvenuti anche a tutti i vostri animatori. E benvenuti ai vostri don, e ci stanno, ok, bello, bello. Facciamo anche un applauso grande agli Enjoy, ai ragazzi del contest che ci hanno accolto così bene, grazie, splendidi. Bello, si sente che siete carichi tantissimo, mi fa piacere. Oggi è una festa in cui vogliamo restare nella gioia. Lo dice anche il nostro Dio, rimanete in me, perché se io rimango in voi, la vostra gioia sarà piena. E allora oggi il grande desiderio è che possiamo gustare una festa bella, una gioia grande. Ma vorrei fare una cosa che mi sta tanto a cuore. Siete in tanti e siete splendidi, l'abbiamo appena detto, ma vorrei trovare un modo per rendere presenti, per fare presenti anche tutti i vostri amici che oggi qui non ci sono, perché non hanno potuto, perché non era il giorno buono per mille motivi, tutti. Io conosco un modo, penso che lo conoscete anche voi. La preghiera ci dà la possibilità di tenere insieme, ci dà la possibilità di chiamare presenti. E allora in questo contesto da Peldoca vorrei proporvi davvero una preghiera nella quale intanto chiamiamo presente tutto quello che abbiamo dentro, tutto quello che abbiamo nel cuore, gioia, voglia veramente trascinante, fatica, chiamiamo qua tutto quella che è la nostra vita, non lasciamo fuori niente. E dall'altro, con la preghiera vi chiedo di chiamare qua, tenere presenti anche tutti i vostri amici. La farei così. Con tutta la forza e con tutta la tenerezza della voce maschile e della voce femminile, vi chiederei di fare la preghiera del Padre Nostro, dei figli che si rivolgono allo stesso Padre, in questo modo. La prima parte della preghiera la faremo con le voci maschili, fino a come in cielo così in terra. La seconda parte solo con le voci femminili, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Sentiamo la bellezza di quello che siamo fino in fondo. Cominciamo con i maschi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Il Dio della gioia ci accompagna in questa giornata. Tra qualche istante inizieremo a entrare in una storia.
ci saranno degli attori, ci saranno dei ballerini, ci sarà della musica, non solo. Mi piacerebbe che in questa storia poteste forse riconoscere qualche pezzetto della vostra vita. Non è solo una storia che guardiamo da spettatori. Ci siamo noi, qua ci sei tu, ci siamo tutti. Qui dentro ci sei un po' di te, forse tantissimo, mi auguro tanto. E allora, con questo bel clima, con questa magica mattina, questa magica domenica che è iniziata, ci prepariamo e accogliamo l'inizio dello spettacolo con un caloroso applauso. Un palazzetto ancora al buio per accogliere quelli che saranno poi gli attori di questa provocazione che parte dallo slogan di quest'anno che è "Ti cerco, mi trovo". Tutto sarà incentrato su questi due verbi, due azioni, il cercare e il farsi trovare. Il cercare di tutti noi è il farsi trovare dal padre, perché poi la storia che andremo a seguire tra poco è appunto quella di due ragazzi che si trovano e cercano il padre insieme. Ma rientriamo nel palazzetto e andiamo a seguire questa provocazione davvero particolare, scenografica, unica, pensata da mesi e per il quale si sono preparati da vari mesi i ragazzi, i volontari della casa e tutti i musicisti e i ballerini che partecipano attivamente a questo momento. Ben arrivati a tutti alle selezioni per la nuova produzione musicale dal titolo "Ti cerco, mi trovi". I musicisti sono pregati di accomodarsi in sala d'attesa e di attendere la chiamata del loro numero. Nel frattempo iniziamo con l'esibizione del corpo di ballo Auditorium Ballet di Villa Franca sulle note di Rebirth. Prego, il palco è vostro.
Benissimo, beh, molto bene direi. Intanto grazie e vi faremo sapere. Beh, ciao, io sono Giulia. Ah, ciao, Matteo. Ah, Matteo. E cos'è che suoni? No, aspetta, voglio indovinare. La chitarra, no, la chitarra no. La batteria, sei un chitarrista o un batterista? Io suono musica e comunque suono l'arpa. Che? Scherzo, io suono il basso. Ah, ecco, il basso, eh? Eh sì. Il basso. E tu che cosa suoni? Ma io suono un po' di tutto, sai, però mi presento come cantante, ecco. Ah, però... Beh, ma da dov'è che vieni? Oh, ma senti, ci stai provando? Perché se è sì, allora non è proprio il momento. Se invece è no, beh, visto che è solo curiosità, mettiti pure comoda, che ti racconto tutta la storia della mia vita, ok? Così la smetti di farmi domande. Che già io della mia vita dovrei farmene, eppure tante di domande. Scusa, non volevo essere... Sì o no? Ma no! Bene, allora reggiti forte e ascolta. Io sono Matteo, ho 25 anni, vivo da solo e sono single e non ho una famiglia. Sono nato a Verona, ma non abito qui, abito a Livorno. La mia vita e la mia passione sono per la musica. Ti ho già detto che suono il basso. Ho suonato in varie band, di un certo livello si intende. E beh, adesso sono qui per cercare di entrare a far parte di questo mega progetto ed avere magari per qualche anno una certa stabilità economica e lavorativa. Ah, ok. Beh, sei stato molto preciso. Non dirmi che vuoi sapere dell'altro, vero? No, per carità è sufficiente. Però se vuoi qualcosa ti dico anch'io. Dico cosa? Di me, se vuoi, se ti interessa, perché ultimamente sembra che non interessi a nessuno. Vabbè, dai, dimmi. Sicuro? Ma sì, dai, dimmi. Scusa se sono così antipatico, ma è l'ansia. Beh, dunque, io sono Giulia, ho 23 anni. Anch'io sono nata a Verona, proprio come te, però vivo a Trento. Sono diplomata in chimica, ma anche la mia vita è per la musica. Non ho mai avuto una carriera artistica, nel senso che, beh, questa è la mia prima esperienza. Ah, sono single da poco e da poco non ho più una famiglia. Ecco, è tutto. Ah no, ho un cane, piccolo ma con un nome importante, Telemaco. Telemaco, 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 Telemaco. Qui, bello, qui, Telemaco, vieni, vieni. Sì, dai, potrebbe starci. Ma è un amore, sai. Mi piacerebbe avere anche un gatto. E se avessi una casa più grande, non lo so, magari con un giardino, anche un cavallo. No, però forse no, il cavallo è troppo grande, è troppo impegnativo. Però un coniglio, sì, cosa dici, Matteo? Non parlo mai, ricordami. Dovunque tu sarai, lo sai che... Gli artisti numero 3, 5, 12, 15, 21, 23 sono pregati di accomodarsi in sala prove. Ripeto, gli artisti numero 3, 5, 12, 15, 21, 23 sono pregati di accomodarsi in sala prove. Sì. Matteo, dai che tocca a noi. Oh, sì. Carico, Dai che ti aspettiamo. Adesso arrivo. Oh, senti, tocca a me, Io vado. Tu fammi un grosso in bocca al lupo, d'accordo, Ciao. Ricordami, ora devo andare via, ripensa a me, sentendo questa melodia, uniremo con le note il cuore e le anime, il tuo amore rimarrà sempre per me. Bene, dalla scaletta leggo che voi siete il gruppo numero 3 e il pezzo che portate è I tuoi particolari di Ultimo. Tutto corretto? Sì, esatto, perfetto così! Perfetto, molto bene, allora per noi potete cominciare. Bene ragazzi, tutti pronti? Ci siamo? Dai, spacchiamo come le prove. Oh Alex, ci dai l'attacco, Carico! Ok, tutti pronti? Luca, è il mio via. 1, 2, 3, 4... svegliare nervoso, ma
Adesso invece mi sveglio e sento che mi mancano tutti quei tuoi particolari. Quando dicevi a me sei sempre stanco perché tu non hai orari. Perfetto, grazie mille. Si preparino i prossimi artisti. Wow, Matteo, fantastici, eh? Siete stati bravissimi, davvero, davvero grazie. Tanto. Bravi. Grazie, grazie. Sì, in effetti, abbiamo spaccato, o no? Che dite, abbiamo spaccato? Sì. Sì, dai. Speriamo. Beh, ma adesso tocca a te. Sì, ora tocca a me. Oh, ma dai, su, una volta sul palco non senti più l'ansia, ma solo la musica. Sì, spero di sì. Oh, ma che hai? Sei agitata. Oh, ascolta, quando ero piccolo, forse mia madre o mio padre, per tranquillizzarmi e mettermi a letto, mi canticchiava una canzoncina. Sì, ho sentito. Prima la ripetevi. Ecco, appunto. Se vuoi la ripetiamo assieme, te la insegno. Ma tuo padre te l'ha insegnata? Sì, mio padre. O almeno quello che era mio padre, perché poi non l'ho più rivisto. Gli artisti numero 2, 4, 11, 14, 22, 24 sono pregati di accomodarsi in sala prove. Ripeto, gli artisti numero 2, 4, 11, 14, 22, 24 sono pregati di accomodarsi in sala prove. Oh, tocca a te. Santo cielo, ora tocca a me. Dai, su, vai. Io ti aspetto qui, eh. Vado. Ricordami. Ora devo andare via, ripensa a me, sentendo questa melodia. Uniremo con le note il cuore e le anime, il tuo amore rimarrà.
Buonasera, lei è? Giulia, 23 anni da Trento. Bene, Giulia, 23 anni da Trento, cosa ci fai sentire? Ogni istante di Elisa. Ok, il palco è tuo, in bocca al lupo. Grazie mille. Benissimo, ora dobbiamo fare una piccola pausa in cui vi vediamo.
Wow, spettacolare, davvero fantastica! Grazie, grazie. Però ora devo calmarmi, devo rilassarmi, eh. Giulia, calmati, calmati! Beh, senti, usciamo, andiamo, su, su! Sì, però prima, sai, dovrei passare in albergo, farmi una doccia calda. D'accordo, va bene, va bene. Guarda che io intendevo semplicemente usciamo da questo posto. Comunque, va bene, sai, volevo farti alcune domande. Sì, beh, cosa dici se ci vediamo dopo, alle 7:30 all'arena? All'arena, sì, ma dove? È grande l'arena. Inizio di via Mazzini, sai qual è? Beh, al massimo chiedo. Beh, dammi il tuo telefono che ti do il mio numero, così, insomma, ecco se qua. Non ci troviamo, guarda. Ecco, mi sono salvata come Giulia Bella. Ah, ecco bene. Dai, andiamo. Ma sì, andiamo. Ciao, magico posto! Ok. Avete sbagliato. Oh, Matteo, ecco, mi sono arrivata. Ah, ciao, come stai? Ti sei rilassata? Ah, sì, doccia calda e pennichella di un'oretta. Ah, brava. Oh, senti, che cosa prendiamo? Beh, un aperitivo, giusto? Mi sembra giusto. Scusi. Sì, prego. Due aperitivi. Per me un Aperol Spritz, per te? Vada per un Aperol Spritz. Vi porto due spritz, arrivo subito. Grazie. Grazie mille. Bene. Sì. Bene, senti, io voglio essere sincera con te. A me, ecco, piacerebbe conoscere delle cose di te. Tipo? Non avrei cambiato idea. Siamo passati ad un secondo approccio amoroso? Ma no, no, sono solo curiosità. Tipo sei nato a Verona ma vivi a Livorno, tipo non hai una famiglia. Tipo la canzone che ripetevi. Ah, sì, tipo. Ho intuito che quella stupida canzoncina la conosci pure tu. E la cosa mi stupisce e mi rende irrequieto. Ma sappi che di tutto questo non me ne frega proprio niente, ok? Non me ne frega niente. Sì, Matteo, però io vorrei sapere perché tra tante persone solo io e te conosciamo a memoria quella canzone. Senti, Giulia, parliamo solo della nostra musica, ok? È meglio. Va bene. Grazie, due spritz. Grazie. Grazie. Alla nostra musica, allora. Sì. Bene, bene. Sì. Bene. Già. Bene, senti, io nasco a Verona, da una madre che non ricordo e da un padre che ricordo a malapena. Mi canticchiava questa canzone per portarmi a letto. Ma tutto d'un tratto lui è sparito e io mi sono ritrovato in collegio all'età di 5 anni e per giunta a Livorno. Da lì ho cercato di ricostruire tutti i vuoti che avevo. Matteo, io tutto uguale, però ho abitato in una famiglia e ricordo di aver avuto un fratello. Ma sì, anche io una sorella. No, aspetta, cioè vorresti dirmi che tu sei, ma... Cioè, ma quindi noi due saremmo... Ma ti rendi conto che è una vita che ti cerco e ti ritrovo proprio qui a Verona? Ma cioè, quindi tu saresti proprio mia quindi sorella? Quindi tu sei mio fratello! Thank you.
Io, Matteo, ho un ricordo da rivivere. A me piacerebbe rivedere l'ingresso del palazzo, la via dove abitavamo. So che mamma per una malattia ci ha lasciati, ma del papà non so nulla. Perché ci ha lasciati? Senti, Giulia, tu hai ricordi, voglia di rivivere, voglia di capire. Io assolutamente no. Io ho sofferto, ho fatto di tutto per dimenticare. Io non provo nessuna nostalgia per il passato. Vedi, io devo andare avanti, devo ricominciare. Sono felice di aver incontrato mia sorella e questo mi basta. Anzi, adesso dovrei andare perché devo ritornare a Livorno e a momenti perdo pure il treno. Sapremo tra qualche mese se saremo stati selezionati. Sì, in realtà anche io devo partire. Beh, tu sicuramente sarai selezionato, io spero. Però promettimi che se il destino ci riporterà di nuovo qui, ne riparleremo. D'accordo? D'accordo? Vabbè, d'accordo. Mia sorella, ho incontrato mia sorella, dopo così tanto tempo, in mezzo a così tanta gente, ho ritrovato proprio lei, mia mamma, mio padre, perché? Mio fratello, mi assomiglia, boh, chi se ne frega, è mio fratello! Che agitazione, non sto più nella pelle, voglio sapere di mia madre, voglio cercare mio padre. Mi manca. Vorrei aiutare Giulia nella ricerca di nostro padre, ma non provo nulla verso di lui. Mi manca. Forse da fratello dovrei aiutarla. Boh. Voglio riportare Matteo in quei luoghi. Sentirà la nostalgia della nostra famiglia. Perché da padre non ci ha mai più cercati? Perché? Thank you.
Bene, procediamo con le prove. Gli artisti 4, 7, 13, 16, 24, 30 sono pregati di accomodarsi in sala prove. Quando siete pronti potete cominciare, grazie. Eh sì, come sempre hai ragione. Sì. Dunque, dal messaggio che mi avevi mandato mi sono messa in moto. Ho trovato la zona, la via e il palazzo, andiamo. Oh dai Giulia, facciamo con calma però, con calma. Ok, andiamo. Ah, mi ricordo di un negozio vicino a casa dove c'erano vestiti, manichini. Beh, ci dovrebbe essere anche quello, potremmo chiedere a qualcuno, dai. Vabbè, andiamo.
tanti ragazzi, venite. Sedetevi pure, perdonate il disordine, ma mi avete colto un po' alla sprovvista. Prego, prego, sedetevi. E intanto, ripetetemi i vostri nomi. Tu sei? Io sono Giulia. E io sono Matteo. Dunque, sì. Giulia e Matteo, voi state cercando mio padre, il signor Marbello, giusto? Sì, sì. Ecco, al momento non è disponibile. Ha dei problemi di salute. Sapete, ha 90 anni, non ha più il fisico di una volta. Però, intanto, rispiegatemi, cosa volete sapere esattamente da lui? Sì, noi volevamo avere qualche informazione sulla famiglia che anni fa abitava sopra la vostra sartoria e ci stavamo chiedendo, insomma, se lei o suo padre potesse darci qualche informazione, ecco. Beh, in effetti mio padre sarebbe la persona più adatta, era il proprietario. Però adesso che me lo dite, qualcosa mi ricordo anch'io. Beh, ma ci dica quello che ricorda. Dunque, la signora, ricordo, lavorava da noi in sartoria. Era una donna discreta, molto giovane e molto bella. Il marito invece un musicista, ecco, un violinista stupendo. Pensate, al tempo era richiesto anche in Europa, pensate. Insomma, una coppia bellissima. Poi un giorno ebbero un bambino. Non ricordo il suo nome, ormai saranno passati, credo, 20 anni. Però ricordo che poco tempo dopo ebbero anche una bambina. Erano una coppia veramente felice. Purtroppo però, poco tempo dopo la nascita della bambina, la madre si ammalò molto gravemente e morì, lasciando il marito da solo con i figli e il suo violino. Credo che a quel punto abbia deciso di seguire il richiamo dell'artista. Prese con sé i figli, il suo violino e se ne andò. Non tornò più in quella casa e da allora non abbiamo più sue notizie. Per quanto ne so, potrebbe essere ovunque con i figli, in Italia, in Europa. Beh, sa, quei due piccolini siamo noi. Siete voi? Sì. Veramente? Beh, è una faccenda un po' complicata. Stiamo cercando nostro padre perché anche noi da allora non sappiamo più nulla. Sì, vede, in effetti Giulia è finita in una casa famiglia. Io per qualche motivo invece mi sono ritrovato in orfanotrofio. Sì, la famiglia in cui ho vissuto adesso non c'è più. Sono stati per me come una madre e un padre. Ma di mio papà, il mio papà, le uniche cose che mi dicevano erano tornerà, tornerà, ma tornerà. Beh, sentite ragazzi, proverò a parlare con mio padre. Magari si ricorda ancora qualcosa. Intanto lasciatemi un numero di telefono. Vi sì, richiamo appena ho qualche certo, le lascio il mio, guardi. Perfetto, grazie mille, ci faccio sapere. Niente ragazzi, sicuramente. Sì. Grazie davvero, noi adesso toglieremo il disturbo. Ciao ragazzi. Grazie, arrivederci. Ah, un'ultima cosa. Se non conoscete bene la vostra storia, mi raccomando, non traete conclusioni troppo affrettate. Molto spesso le strade della vita non sono quelle che speriamo, quelle che desideriamo, e certe delusioni potrebbero pesare molto. Quindi mi raccomando, assicuratevi sempre di essere sulla strada giusta. Cercate sempre la verità. Buona fortuna, ragazzi. Grazie. Grazie. Ok. L'esibizione è domani mattina presto. Credo che sia addirittura la prima. Ah, io invece tarda mattinata, 11:30. Beh, senti, troviamoci nel pomeriggio, no? Sì, ok. Beh, dopo tutto quello che abbiamo scoperto, voglio andare anch'io fino in fondo alla faccenda. Voglio trovare nostro padre, sai, lo voglio cercare. Mi è mancato, sai, e mi manca. Quel poco che avevo vissuto assieme mi piaceva, stavo bene. Ma forse, Giulia, ti è mancata la figura paterna, eri piccola. Non lo so, io una figura simile l'ho avuta, però no, non era mio padre. Magari un padre unico esiste, così tutti siamo fratelli. Sarebbe più semplice e bello, no? Guarda, aperitivo papi. Papi? Beh, è quello che fa per noi. Oh, mi scusi, è una domanda, aperitivo papi. Com'è? Un secondo e sono da voi, un secondo. Papi? Un padre presente, che aveva la possibilità di starci vicino, di non permettere che ci dividessero.
un padre che poteva consolarci o gioire con noi. Già. Ecco, ditemi, che cosa volete ordinare? No, noi volevamo sapere com'è l'aperitivo Papi e perché quel nome? Beh, perché è semplice, perché non è né alcolico né analcolico. Ha un gusto particolare, forte e deciso. Diciamo che è un aperitivo tradizionale ma anche innovativo. Il Papi è tutto questo, un padre può essere tutto questo. Anzi, in un componente è anche variabile, cambia di volta in volta, perché i padri non sono tutti uguali. Comunque il gusto rimane amorevole. Volete provare? Beh, grazie per la spiegazione. Allora, due papi? Sì, ok, dai, mi ha incuriosito. Segno due papi. Grazie. Perfetto, a grazie voi. Mille. E il nostro? Come sarà stato di padre? Beh, credo buono. Per qualche motivo a noi sconosciuto ha dovuto scegliere, e magari con dolore. Due papi. Arrivo subito. Grazie. A voi. Grazie. Beh, al Papi allora. Prima di tutto passare la selezione e poi ecco magari trovare un ragazzo, sì, sposarmi e ovviamente dopo avere dei figli. E tu? Ah guarda, io per adesso solo la selezione. Beh, magari girare per il mondo, eh. E forse, ma sì dai, trovare qualcuno da amare che mi ami. Ah, e beh, sicuramente arrivare all'età di quel vecchietto con la certezza di aver fatto tutto per bene. Ma quale vecchietto? Beh, quello lì, con il bascone, sulla panchina. Questo? Sì, quello lì. Questo qui? Vai via. Buonasera, buonasera. Salve. Salve. Ah, che bel posto, vero? Una bella piazza qua. Sì. Sì, davvero una bella piazza. Beh, adesso voglio proprio vedere se hai ragione. No. Mi scusi? No. Piacere, io sono Giulia. E sono una studentessa in psicologia. Però. Mi piacerebbe porle qualche domanda, posso disturbarla? Oh, prego, prego, sia comodo. Grazie. Ma lei, non saprei darle un'età precisa. Provi, dai, si sforzi. Boh, 70, 80? Beh, tra una e l'altra ci sono 10 anni di vita, vero? Beh, 75 allora. Lei è molto furbo, eh? Beh, dai, hanno più, hanno meno. Scusi, ma sarebbe contenta se ritogliessi 10 anni? O peggio ancora, io ne dessi 10 in più. No. Veramente no. Ma sto scherzando. Ne ho 85 invece, sono felicissimo. Complimenti. Vedete, vi ho stimolato la curiosità, avete cercato di indovinare e siete rimasti sorpresi. Se vi avessi detto subito l'età, tutto sarebbe finito lì. Pertanto, Giulia, per questa inaspettata sorpresa, lei ha consumato 3 minuti importanti della mia vita e le prego di ridarmi indietro subito. Ma come? Va bene, dai, per questa volta glieli regalo, dai. Ah, ok, grazie. Ma le pare, ma sto scherzando. Oh, mi piace parlare con i giovani. Ormai i miei coetanei sono un po' tutti. Un po' tutti? Un po' tutti. Un po' tutti rincoglioniti. Rincoglioniti. La domanda. Altrimenti devo alzare il bonus dopo, non vorrei, sa. Già, ha ragione, la domanda. Dunque, lei sente di aver fatto tutto bene nella sua vita? O non lo so, ha dei rimorsi, dei rimpianti? Insomma, sente di aver fatto cose che non doveva o magari altre che ha fatto e poteva fare meglio? Io mi chiedo chi? Chi può dire della propria vita di averla vissuta nel migliore dei modi? Certo, ho sempre cercato, vero? Forse in alcune occasioni potevo fare di più. In altre potevo fare diversamente, vero? Devo dire però che la mia coscienza è a posto, ma... Ma non posso dire di aver vissuto appieno la mia vita. Ho avuto momenti felici, di gioia, di tristezza, difficili, ma come tutti nella vita. L'importante, secondo me, è sentire verso il prossimo un senso di complicità, come tra fratelli. Avere qualcuno da amare... E per questo sentirti amato.
Ma come si fa a sentire tutto questo? Vedi, io non mi sono mai sposato. Non ho figli e nonostante questo mi sento amato. Quella signora là in fondo, vero? Nel viso di quella signora posso vedere la moglie che non ho mai avuto. E quella bambina là in fondo. Nel viso della bambina posso vedere la figlia e il bambino a fianco. Il figlio che non ho mai avuto. Beh, sa, noi due siamo fratelli. Abbiamo vissuto, anche se per poco tempo, nella stessa famiglia, con una madre e un padre. Però ora li abbiamo persi. Ora non li avete persi. Dovete cercare. Cercate. Cercatelo nel volto delle altre persone. Qualcuno vi ama da qualche parte, fortemente, vero? La vita è una grande caccia al tesoro. Non l'abbiamo perso, bisogna continuare a cercare. E ora vogliate scusarmi? No. Devo andare, vi saluto. Ma scusi, ma cercate? Dove e cosa? Ma soprattutto cosa? Forse non una persona fisica, qualcosa di più grande. L'amore. Cercate l'amore, quell'amore da figli, quell'amore paterno. Quell'amore più grande di me, di voi, di noi tutti. Professore, andiamo? Sì, cara, grazie. Giulia, Matteo, vi saluto. Buona vita. Arrivederci. Arrivederci. Detto come mi chiamo. Ma dai, certo che glielo avrei detto, oppure ti ho chiamato io. No, comunque, no. Proposta, domani voglio andare a vedere l'arena. Ma come, l'abbiamo già vista? E poi io vorrei andare a vedere i provini, eh? Ma no, dai, io non ho voglia di star lì a non far niente, a guardare loro che cantano. Io voglio entrare nell'arena, voglio vederla dentro. Dai, Matteo! Va bene, domani andiamo a vedere l'arena! Minchia, mi casca tutto. Forza, con l'ultimo turno di artisti, poi chiudiamo. I numeri 8, 18, 22, 31 e 33 sono pregati di accomodarsi in sala prove. Prego, i numeri 8, 18, 22, 31, 33 in sala prove. Quando siete pronti, per noi potete cominciare.
Vedete? L'arena nel primo secolo era così. Adesso che abbiamo visto l'interno, vi prego di seguirmi, che passiamo all'esterno. Vedete? Sembra un enorme imbuto. Da ampio sopra diventa tutto stretto. Tutto si concentra nel mezzo. Tutto in luce. Tutto visibile. Niente scene. Niente paramenti. Tutto quanto all'aperto. Da sopra la visione si concentra e da sotto si disperde. Beh, fantastica! Grazie, signor Giacomo! Una spiegazione davvero entusiasmante, vero? Sì, davvero! Grazie! Vabbè, fermi! Adesso viene la spiegazione più spettacolare. La vita che qui dentro veniva vissuta in ogni forma, dalla gloria al dolore alla crudeltà. Tutto questo! Beh, intensa! Sì, perché erano i gladiatori. Loro erano i protagonisti. Vedete da là in fondo? Dove erano ancora protetti, sapevano che arrivati qui, proprio nel centro, in luce, sarebbe stato tutto estremamente difficile. Si giocavano tutto, o meglio, rischiavano tutto. Per entrare, avevano bisogno di tre cose fondamentali. La prima, la fiducia in se stessi. La seconda, loro. La terza, qualcuno che li avrebbe guidati, protetti, condotti, un padre, un dio. Beh, credo che sia una cosa impossibile da immaginare. Ma forse l'emozione di un concerto qui dentro può essere per un artista simile, lontanamente simile. Sì, ma qui loro non mettevano le emozioni, qui giocavano la vita, qui loro entravano nella storia. Volete riprovare insieme a me a rivivere? Scusi un attimo, eh. Pronto? Sì, sì, sono io, mi dica. Ah, il signor Marbello. Marbello? Vederci, non so. Domani. Oggi pomeriggio? Ah, già oggi pomeriggio. Sì, sì, ok, d'accordo, grazie. Vabbè. Ah, senta, signor Giacomo. Oh. Beh, mi sembra strano che se ne sia andato senza dirci nulla. Già, beh, magari lo troviamo all'uscita. Ma sì, andiamo a vedere. Yeah.
Venite, venite avanti ragazzi, venite. Prego, accomodatevi. Guardate, stavolta vi ho anche preparato qualcosa da bere. Prego, prego, sedetevi. Dunque, subito dopo il nostro primo incontro ho parlato con mio padre e appena ha saputo di voi ha voluto incontrarvi il più presto possibile. Mi ha detto anche che vuole darvi qualcosa personalmente. Non mi ha specificato cosa, ma sono sicuro che questo vi aiuterà a ritrovare vostro padre. Ne sono più che certo. Adesso vado a prenderlo. Come vi dicevo, ha 90 anni, quindi magari con la testa. Comunque, non vi preoccupate, vado a prenderlo. Torno subito. Deve darci qualcosa. Io davvero non saprei. Speriamo che siano buone notizie. Speriamo. Piano, figliolo, piano. Piano, piano. Sono già arrivati. Sono appena arrivati, papà. Ecco. Eccoli qua. Giulia e Matteo. Ragazzi, mio padre, Nicola. Salve. Salve. Salve, ragazzi. Oh, che piacere, che gioia conoscervi. Voi non sapete quanto vi ho aspettato. La mia era la sartoria più famosa di Verona e vostra madre lavorava lì da noi. era una bellissima donna. Con vostro padre era una coppia perfetta. Purtroppo... Sicuro? Purtroppo la malattia vinse la sua battaglia e lei lasciò, oltre a suo marito, due creature stupende, voi due. E vostro padre per il dolore stava molto male, ma doveva continuare il suo lavoro. Tranquillo, papà. Tranquillo. Grazie. Tranquillo. Grazie, figliolo. Prego, papà. Ora, non ricordo esattamente tutto quello che successe all'epoca. So solo che, dopo tanti anni, una mattina, vostro padre ritornò. Parlo oramai dell'anno scorso. E non disse, non mi raccontò nulla, mi diede solo questa. Ho tenuto questa lettera, l'ho conservata con la speranza di potervela consegnare personalmente un giorno. Finalmente siete arrivati. E mi disse di consegnarla solo se un giorno foste venuti a cercare. Ecco, tenete. Beh, grazie, spero, signor Marbello. Spero che lì dentro troviate tutto, ma proprio tutto quello che desiderate. Beh, buona fortuna. Grazie. Grazie davvero. E ora scusate, ma sono un po' stanco. Devo andare a riposare. Certo. La strada è lunga per la camera da letto. Beh, grazie. Vi accompagno, grazie. Papà. Torno. Arrivederci. Subito. Buona fortuna, ragazzi. Ora siete sulla strada giusta. Grazie. Sì. Caro Matteo, cara Giulia, chissà se sono ancora i vostri nomi. Se questa lettera è nelle vostre mani vuol dire che almeno
uno dei due mi ha cercato. Chiunque stia leggendo, chiunque tu sia, ti prego di avere cura di ciò che tiene fra le mani. È il messaggio nascosto in una bottiglia che sfida il tempo. È tutto ciò che come padre mi rimane per ritrovare i miei figli. Quanto vorrei che tu che stai leggendo fossi mio figlio. La vita vi ha strappato da me. Vi ho persi ancora prima di conoscervi, scaraventato lontano da quegli eventi che nessuno prevede, ma che cadono sui giorni degli uomini, senza chiederne il permesso. Poi vi ho cercato ovunque, come un viaggiatore, come un mendicante, scrutando ogni volto, ricomponendo ogni particolare della memoria e del tempo passato insieme. Ma non vi ho più ritrovati. Eravate sempre più lontani, ma nel mio cuore, nella mia anima, lì, sì, non vi ho mai persi. Lì ho custodito i vostri giochi, che non ho potuto sorvegliare, i passi nella vita, che non ho potuto accompagnare. Ho pregato, sperato che ci fosse una carezza ad asciugare le vostre lacrime, una spalla gentile nelle solitudini. Se ora siete arrivati a questa lettera, forse ancora c'è una possibilità. Il signor Marbello, il mio migliore amico, ha visto in te qualcosa di me. Avrai il mio stesso colore degli occhi, il mio sorriso malinconico, o forse ha visto in te la bellezza di tua madre, la tua dolcezza, la sua tenacia. Questa lettera forse può farci incontrare. Quanto vorrei che insieme mi cercaste. Quanto vorrei che non ti scoraggiassero il tempo, la distanza, le delusioni. Io continuerò a cercarti. Ti cerco da sempre. Ti prego, chiunque tu sia, trova in te il coraggio e la forza di cercare tuo fratello o tua sorella. Sei tu, Giulia, che stai leggendo questa lettera? Sei tu che cerchi l'amore vero nel cuore di chi ti sta davanti? Ti prego, Giulia, cerca tuo fratello Matteo. Sei tu, Matteo, che stai leggendo? Sei proprio tu, stretto dentro la rabbia del tuo passato così pesante di distacchi, di abbandoni? Ti prego, Matteo, se sei tu mio figlio, cerca tua sorella. Solo così io vi ritroverò. Sette note assieme per una melodia. Ecco cosa potrebbe ritrovarci. Siete figli di un artista, in voi incisa la stessa passione per la vita che abita in me, lo so. C'è una vibrazione, ne sono sicuro, che è seminata in voi e che ci porterà a rincontrarci, un'unica insopprimibile melodia dell'anima tatuata sulle pareti del cuore. Ripensa a me, non dimenticarlo. Ricordami ovunque tu sarai. Sette note ci faranno ritrovare. Continuate a farle risuonare in voi. Saranno la strada che ci riporterà insieme. Io non smetterò mai di cercarvi. Vi lascio un segno che vi appartiene, che ho sempre portato con me. Vi amo. Thank you.
Pronto? Sì, sono io. Oh, ok, va bene, d'accordo. E quando? Oh, va benissimo, grazie mille, davvero! Sono stato selezionato! Sì! Sono stato selezionato! E vai! Sì! Beh, bravo Matteo, te lo sei proprio meritato. Beh, cosa ci fai ancora qui? Corri, dai, vai! Vado, grazie! Sì, è stato proprio bravo. Pronto? Sì, sono Giulia. Cosa? Wow, cioè no, io? Ma, wow, davvero? Beh, grazie! Sì, sono stata selezionata! Matteo, aspettami! Matteo! Complimenti ragazzi, complimenti. Siete voi i musicisti selezionati per la nuova produzione Ti cerco, mi trovi. Vi prego di prendere posizione, grazie. Andiamo. E di sistemarvi con gli strumenti. Ah, chiedo anche ai tecnici di portare tutto il materiale necessario. Bene. Assieme daremo ufficialmente inizio a questo evento con il pezzo principale. La canzone che vi stanno consegnando l'ho scritta tanto tempo fa e ora finalmente vede la luce. Vi pregherei di cantarla adesso per me. Ma, grazie. Matteo, guarda, questa è proprio la nostra canzone. Ricordami, ora devo andare via. Prego, se siete tutti pronti, vi chiederei di iniziare. Grazie. Ricordami, dovunque tu sarai, lo sai che devi fare se non sono insieme a te. Ascolta la canzone, tu sarai vicino a me. Ricordami, ora devo andare via, ripensa a me. Thank you.
questa musica e il nostro amore non si spegnerà. Chiudi gli occhi, ascolta questa musica e il nostro amore non si spegnerà. Ricordami, se non sarò più qui, ricordami, lasciami vivere così. Molto bene, grazie ragazzi, grazie. Matteo, Matteo, dove sei? Matteo! Matteo, lo abbiamo ritrovato! Sette note ci faranno ritrovare! Ma dove sei? Vieni, vieni, sbrigati! Ma sono quasi confuso. Quando ho iniziato a seguire questa storia, mi sono detto, mamma mia, Matteo e Giulia, ma quanto sono soli quei due ragazzi. Niente famiglia, la mamma è morta, papà non c'è. Soli, a Cipicchia. Dopo un po', però, mi sono detto un'altra cosa. Wow, ma che desiderio, che lanciati, che voglia di cercare vita. Mi sono detto, wow, Matteo e Giulia, che cercatori di senso, che cercatori di vita, che bello. Dicevo, erano soli, però c'è una cosa che li accomunava in maniera stupenda: la musica. Loro, e penso noi tutti, abbiamo la nostra musica preferita, ognuno ha il suo genere, i più diversi. Però è vero che al di là dei gusti c'è una musica che sta sotto, c'è un motivetto che ti suona sotto a qualunque musica tu ascolti, ed è memoria lontana, è memoria della tua origine, la senti familiare, la senti di casa, è un motivetto che senti che batte al ritmo del tuo cuore. Se io pensassi un attimo alla mia musica preferita, vedo un libro di storia, ero alle superiori e per gentile dedica del mio compagno di banco c'era scritto con la scolorina bianca, Giampi, rocchettaro schifoso. E questa è una dedica simpatica del mio compagno di banco per dire qual era la mia passione. La musica e non so quanti, a me piace il rock metal. La musica metal, ma una cosa in particolare, chissà, vediamo se, se riuscite a cogliere questa cosa. Io ho sempre sentito una grande passione per i riff metal, cioè gli assoli di chitarra, lanciati, veloci, ma anche con una bella melodia sotto. Perché ho la sensazione che parlino di me, che parlino della mia vita. Mi dicono un ritmo che lo sento mio, un ritmo veloce, la voglia di correre, la voglia di fare del bene, la voglia di incontrare tante persone, è un ritmo che sento mio. Se invece la mia vita è lenta, è pigra, sono stordito, disorientato, sento che quel ritmo lo perdo, sento che quel ritmo non c'è più. Adesso penso, chissà voi, avete mai sentito? Gli scienziati dicono che stanno cercando, anzi ci sono, hanno ormai trovato quel brusio cosmico, hanno ormai trovato quel suono
quella musica profonda che riverbera in tutto l'universo, in tutti gli esseri. Quella memoria di una partenza, di una spinta iniziale, quella memoria di una generazione, quella memoria di una voce, un brusio cosmico. E io mi domando, e voi? Voi siete a vostra volta cercatori, no, uditori addirittura, di questo brusio, che lo potremmo dire in tanti modi, di questa voce, di questo sussurro. Se solamente Dio avesse altre parole. Un'altra via dell'anima. Questa cosa qua, forse la sentite anche voi, questo motivetto che sei tu, qualunque musica ascolti, e che alla fine, sotto sotto, ha un tono molto di casa. È una voce. Dietro una voce, dietro la voce c'è un volto. Magari è un volto che non mi è chiaro, non lo conosco, ma piano piano lo riconosco, piano piano emerge. Cari Matteo e Giulia, all'inizio ho detto, poverini, che soli che sono. Dopo mi sono detto, no, non sono soli questi, sono veramente dei cercatori. Ma quando sono arrivato in fondo, poco fa, e anche qualcuno vicino mi diceva, mi sta venendo qualche lacrima, quando sono arrivato in fondo mi sono detto, no, no, non solo. Voi non siete soprattutto, o anzitutto, dei cercatori. Siete dei cercati trovati. Che bello, se nella nostra vita siamo, a volte sembra che siamo soli, è vero, pare così, ma invece siamo dei cercatori e bisogna, ma che bello, se nella nostra vita ci riscopriamo cercati, trovati. Cercati, trovati da qualcuno che sta alla nostra origine. Un padre che ci ama, che cerca la nostra felicità a tutti i costi, che per mille vie viene in cerca della nostra felicità. Io credo, sono sicuro, che questo padre prima, con le lucette, l'avete detto tutti. Avete la voglia di felicità, volete essere felici, l'avete detto tutti, sì, tutti, sono partite tutte le lucette, non ce n'è uno forse che l'ha tenuta giù. Questo padre ha proprio questo sogno, che siamo felici, ci vuole dare questa felicità. E ti cerco, mi trovi, chi lo dice? Lo dici tu? Sì, puoi dirlo, lo dico anch'io, ti cerco, ma mi trovi. E ho addirittura la sensazione che ti cerco, mi trovi, lo dica un altro. Io credo che proprio quel padre, che per mille strade, che in mille modi, che non cercherà mai, non smetterà mai di cercare Matteo e Giulia, è lui che dice, io ti cerco, tu mi trovi. E allora, carissimi ragazzi, tutti, animatori, preti, io vi faccio questo grande augurio oggi, che come avete sentito lungo questa storia, con degli incontri che sembravano casuali, aperitivo papi, oh, aperitivo papi, qualcosa di innovativo, tradizionale, il vecchiotto che non si è sposato e che pure ti dice avanti, abbi il coraggio di cercare l'amore, non smettere, io mi sento amato da ogni parte, o come la guida bizzarra, avete visto che cappellino, la guida dell'arena che riesce a dire come i gladiatori cercate e date il meglio quando vi affidate a qualcuno, quando qualcuno vi raccoglie. Io vi auguro che voi possiate sperimentare la bellezza di essere dei cercatori, ma soprattutto dei cercati trovati, perché allora la vostra vita, da quel momento in pienezza, sarà un abbraccio forte. Buona festa a tutti, buona vita, buon abbraccio forte a tutti.
giorno era d'autunno, il giorno incominciava già l'inconia. T'avevo perso tra vecchie storie, filosofie e fantasie. Ma tu aspettavi il mio ritorno e io fatta lo a quell'altro. Il tuo cuore brilla a vederci ora, con il tuo volto, con il risorto. Canteremo la libera fiamma, torna. Qualche meraviglioso grazie. Beh, visto che hanno appena finito di suonare, visto che li sentiamo ancora vibrare, risuonare, un grande grazie alla nostra band anzitutto. Fantastici, marvelese, exceptionnel. Beh, grazie, dobbiamo dire uno grande anche al nostro comune, c'è anche l'assessore Rando. Non è ovvio che si venga prestato il palazzetto in questo periodo in cui serve a tutti. Quindi grazie anche a tutta la disponibilità del comune. Veramente. Poi, voi, non so, non li nominiamo mai, ma forse li vedete anche quanto noi. C'è uno staff qua del palazzetto che negli anni ormai è diventata veramente una combricola alternativa con cui ci troviamo sempre per fare e disfare tutta sta cosa. E allora lo staff del palazzetto, i gemelli Renzo, Roberto, Flavio, Mirko,
Grazie, sono disponibili a tutto, gli rovesciamo il palazzetto, bravissimi. Vedete che meraviglia di impianto che abbiamo a disposizione, allora ringraziamo sempre anche la collaborazione di Gemetel Core, degli amici di Musical Box, con Luca Spina, con te, rilanciamo a tutti, grazie, grazie. Beh, che dire, gli attori, facciamo un bel applauso agli attori, stupendi, bravissimi, Matteo, Giulia e tutti gli altri, thank you people. Ok, beh, e anche le nostre magnifiche ballerine, il corpo di ballo dell'Auditorium Ballet di Villa Franca e gli amici di Borgo Venezia, grazie, thank you very much. Chi ci ha aiutato a coordinare, costruire, elaborare questa storia che è tanto bella e che veramente è frutto di un bel concerto di idee, di menti. Però parte da il nostro amicissimo Massimo Bignoni. Grazie Massimo, grazie veramente, preziosissimo. Te sei un grande. E poi da insomma il coordinatore di quest'anno del un po' tutte le fasi qua di tutte le realtà del meeting per noi Claudio Tumolo, grazie, thank you. Sì. Claudio, gracias. E adesso Ocho, attenzione. Dunque, ladies and gentlemen, dietro a tutto questo c'è un lavoro di un sacco di gente, un lavoro che viene da distante, per cui c'è fatica veramente a riuscire a dirli tutti. Però c'è un gruppetto di personaggi che si sono fatti un mazzo, gente che torna da lavoro e immediatamente viene a lavorare e fa notte. C'è un gruppetto di personaggi che sono andati dietro a tutto in una maniera commovente. Davvero, non è per dire, con un cuore aperto, pieno di gratitudine, la commissione meeting del centro di pastorale, grazie, meritate uno spellamento di mani, veramente grazie. E con voi tutti coloro che hanno collaborato, tutti coloro del gruppo della casa che si sono fatti veramente mente e mano in questo periodo, grazie di cuore. Attenti, in questo ringraziamento adesso è il tempo perfetto di fare una pausetta, ma vi indico una cosa importante. Su questo lato, ok, under on my right, c'è la fase finale del concorso fotografico. Tra le foto arrivate, i milioni di foto che sono arrivati, ne sono state selezionate 20 che sono appese qui fuori in corridoio. Voi da adesso, dopo la messa, fino alle 3, potete votare la foto. E con queste annotazioni finali andiamo a chiudere questa parte dedicata alla provocazione del meeting degli adolescenti della diocesi di Verona qui alla GS Forum vicino allo stadio, dove si è svolta questa parte tutta dedicata agli adolescenti, ai 17enni e 18enni che hanno partecipato a questo meeting targato 2019. Uno spettacolo bello, una bella festa che ha voluto far comprendere davvero il significato dello slogan di quest'anno: ti cerco, mi trovi. Il Don Giampaolo ha detto: diventate cercatori trovati. E allora con queste parole particolari andiamo a chiudere questa nostra festa con la Chiesa Giovane di Verona. Arrivederci, all'anno prossimo.